principessa che faceva sognare il suo popolo. Era la nonna. E questi sono gli articoli su di lei. Questi, invece, sono gli articoli di mamma. Questo è l'articolo su di me. C'era una volta una principessa bionda ed elegante il cui unico cruccio nella vita era di non riuscire a conquistare le prime pagine dei giornali, come è accaduto invece alla nonna e alla madre prima di lei. Dove lo trovo, un povero? Lo trova. Ehi, suo peggiore scelto! Come diventare dunque la regina indiscussa dei rotocalchi attirando l'attenzione e la curiosità di parrucchieri e casalinghe? La risposta la fornisce il gran ciambellano di corte. La principessa deve innamorarsi di un povero. Sono il ciambellano di corte, la principessa Letizia vi invita a cena. Ti posso dare un bacio? Ricevi. Io faccio male. La scelta cade su Antonio, ragazzo dei bassi di Napoli, dalla capigliatura esuberante e dai modi pittoreschi, che dopo una vita impegnata ad affinare le sue tecniche di scrocco, cade nella trappola seduttiva di Letizia e viene trasferito a palazzo per dare il via alla farsa. È un flagello di... Alessandro Siani debutta alla regia con Il principe abusivo, film carico di suggestioni prese in prestito direttamente dalla miglior commedia americana dannata. I riferimenti utilizzati sono visibili e senza alcuna difficoltà. La costruzione di un regno che somiglia al Principato di Monte Carlo, una My Fair Lady tutta al maschile e un Cyrano de Bergerac impegnato a sussurrare versi di Prévert mascherato da cespuglio di rose. Aiutami a farla innamorare. Elementi che però, confrontandosi con la gestualità e il linguaggio partenopeo, trasformano la naturale spontaneità napoletana in una sorta di esagerazione pittoresca, relegando i personaggi interessati nella nicchia della farsa. Tu sei uno scema! E tanto trattato! Ma va bene,